Rieccoci con l'Abruzzo del Pallone Live in quest'ultima tranche nella quale ascolteremo le voci del dopogara, dopo che il Pescara ha espugnato il Francioni di Latina. Vittoria per 2-1, chiaramente sarà anche una parte riservata al campionato di Serie D, alle immagini salienti, servizi, interviste delle gare del pomeriggio, un pomeriggio che ha regalato la vetta solitaria al Chieti e che ha visto brindare alla vittoria l'Avezzano con un gol di Dos Santos. C'è stata una rimonta incredibile della Vastese, ma insomma andremo a ricapitolare tutto attraverso i risultati. Allora, a tal proposito, chiedo subito alla regia diretta da Maurizio Daguidi di andare con le schermate, partendo dalla Serie A, scendendo fino al campionato di eccellenza. Chiaramente appena avremo le voci dal Francioni saremo subito lì per ascoltare le prime impressioni sulla vittoria del Pescara. Allora, in Serie A in questo momento si sta giocando un solo match, la Lazio in vantaggio sul Verona a poco meno di 10 minuti dal 90. Il solito Immobile ha portato avanti la squadra di Sarri. Gli altri risultati: Napoli-Spezia 1-0, Inter-Torino 1-0, Sampdoria-Milan 1-2, Atalanta-Cremonese 1-1, poi le gare del pomeriggio: Bologna-Fiorentina 2-1, Lecce-Monza 1-1, Sassuolo-Udinese 1-3 e in corso Lazio-Verona 1-0. Questa sera Juventus-Salernitana, domani Empoli-Roma. Campionato di Serie B, vediamo la situazione relativa all'unica gara che si è giocata quest'oggi, ovvero la partita del Mazza di Ferrara con la vittoria della SPAL sul Venezia per 2-0. Hanno deciso le reti di Lamantia nel primo tempo e di Finotto in pieno recupero. E veniamo al campionato di Serie C, girone C, i risultati di questo pomeriggio. Si è partiti con la gara di Potenza, finita 2-2 tra Potenza e Monterosi, poi alle ore 17:30 le altre gare con la vittoria nel finale dell'Audace Cerignola sul Giuliano per 1-0, 0-0 tra Avellino e Gelbison, Crotone Monopoli 2-0 ha deciso la doppietta di Golemic, poi Juve Stabia Turris 0-2, un derby tutto campano che ha visto la vittoria della squadra di Torre del Greco. Nella ripresa Leonetti e Audì hanno realizzato le reti per la squadra corallina. Latina Pescara 1-2 nel primo tempo, Mora e Cupone, poi Rossetti su calcio di rigore. Taranto Catanzaro 0-3, Sonas due gol di Biasci. Virtus Francavilla Messina 1-0, gol partita di Patierno su calcio di rigore. Viterbese Fidelis Andria 2-2. Domani il posticipo tra Picerno e Foggia. Non vediamo subito la classifica perché tra poco andremo ad ascoltare le parole in conferenza stampa di Alberto Colombo, che immaginiamo soddisfatto in generale. Proviamo un po' a fare delle previsioni. Soddisfatto in generale della prova dei suoi ragazzi, un Pescara che ha meritato la vittoria, che ha costruito tanto, un grandissimo primo tempo, due reti, tante altre mancate. Altre occasioni mancate anche nel secondo tempo per chiuderla, per non soffrire. Poi nel finale, benché in Latina sia rimasto in 10 uomini, è arrivato il gol di Rossetti su calcio di rigore e si è tremato su una girata di Fabrizi. Però insomma, poi il Pescara non ha corso altri rischi, ha portato a casa una vittoria meritata. Però Colombo si sarebbe risparmiato volentieri quella sofferenza nel finale. Ascoltiamolo. Avete sbagliato tanto in attacco, ma avete rischiato alla fine di pareggiarla, sarebbe stata una beffa atroce. Come mai questo Pescara double fast tra primo e secondo tempo? Io credo che innanzitutto faccio i complimenti ai ragazzi, perché vincere contro una squadra come Latina, al di là della prestazione che in certi frangenti poteva essere migliore di quella che è stata offerta, soprattutto per quello che ha detto bene lei, la capacità di chiudere le partite avendo delle possibilità, soprattutto magari con meno egoismi in certi frangenti da parte degli attaccanti, in modo che si possa essere un po' più tranquilli, perché poi è un attimo andare in difficoltà e rischiare anche in superiorità numerica, perché poi subentra un aspetto psicologico. Credo che ci sia stato anche un calo dal punto di vista fisico a centrocampo, e poi abbiamo sprecato e abbiamo dato l'opportunità a Latina di rientrare, Latina che era impensabile venire e non poter soffrire nulla. Quindi
quindi perché avevamo di fronte una squadra che negli ultimi periodi comunque, cioè, dall'inizio della stagione, da amichevoli alla prima di campionato ha sempre fatto risultati importanti. Ed essere andati in vantaggio 2-0 sprecando diverse situazioni nel primo tempo per poter arrotondare il risultato, poi devi essere a livello psicologico granitico, perché poi quando c'è un piccolo episodio a favore degli avversari prendono anima e tu rischi di andare in difficoltà, quindi la bravura era dover chiudere prima la partita e poi comunque bravi a soffrire, anche se onestamente abbiamo sofferto anche troppo. Il rovescio della medaglia che è sempre la stessa, è vero che avete sciupato tanto, ma io tra la gara con l'Avellino e la partita di oggi ho contato 12, 13, 14 occasioni da gol quasi davanti al portiere. Il Pescara è una squadra che costruisce tanto. Eh sì, ma se non finalizzi poi puoi costruire così tanto che diciamo che a volte preferirei costruire un po' meno ed essere un po' più decisivo, con un istinto killer migliore, come si dice oggi, essere un po' più cinici, no? Quando non si chiudono le partite, perché poi è un campionato complicato contro chiunque. Per cui merito a Latina di non aver mai mollato anche in inferiorità numerica, e alla fine ci teniamo stretti questi punti che servono comunque ad accrescere l'autostima dei ragazzi. E vorrei sottolineare che anche oggi siamo partiti con 5 under, quindi non so quante squadre possano vantarsi o fregiarsi di questo piccolo record. Mister, siamo a 180 minuti all'inizio del campionato, però la classifica dice che lì in testa ci sono Crotone, Catanzaro, Pescara. Sulla carta le squadre dovrebbero giocarsi il primato. Ma sulla carta Crotone e Catanzaro sì, noi vogliamo fare il meglio possibile, nel senso che sarà il percorso a definire quale ruolo avremo. Noi vogliamo avere un ruolo da protagonisti, però come dicevo si vede la gioventù in certi frangenti, per cui ben vengano questi risultati perché accresce l'autostima e la fiducia in se stessi. Le faccio un'ultima domanda, poi lascio ai colleghi. I tifosi, tanta gente nella gara con l'Avellino, tanti tifosi oggi a Latina si sono sentiti per tutti i 90 minuti, la festa della squadra sotto la curva, insomma si sta ricreando pian piano un certo entusiasmo. È un dovere nostro provarci, io l'ho detto, quindi io credo che l'amore dei tifosi è incontrastato per la maglia, però sta alla squadra, anche attraverso, io credo che loro apprezzino al di là di tutto l'impegno o la caparbietà di una squadra, vinca, perda, io credo che loro siano in grado di giudicare questo e quindi sta molto a noi in quello che facciamo attraverso risultati e meglio ancora attraverso le prestazioni a riavvicinare o a far risbocciare l'amore che è sempre stato un legame forte fra tifoseria e squadra. Quindi non sono stupito, sono contento che possano ritornare e fare un viaggio soddisfatti, ma siamo solo all'inizio. Mister, buonasera, Pasquale Cangianiello di Lazio TV, le chiedo, con vostro merito, pieno merito, avete portato subito dalla parte vostra la partita, poi gli episodi successivi l'hanno definita, confermando tutto quello che lei poi ha detto. Quali fattori di rischio poteva presentare questa gara con un permanere dell'equilibrio del risultato contro questo avversario? Beh, è un avversario che ha gamba, che ha corsa, che attacca la profondità, che non ha paura a fare parità numerica là davanti alzando sempre i quinti e soprattutto magari con delle punte che hanno dei movimenti attacco della profondità che ti possono dare fastidio, movimenti alternati, un incontro, l'altro lungo, quindi e poi sono bravi comunque ad andare a volte sulla riconquista della seconda palla, sui traversoni, sulle palle inattive potevamo rischiare, siamo stati bravi perché è una squadra che ha fisicità, tant'è vero che la mia paura, soprattutto in inferiorità numerica, da parte del Latina, quindi nostra superiorità numerica, è che si potesse rischiare molto sulle palle inattive perché hanno gente, il Latina ha gente di struttura, ha gente qualitativa nel gioco aereo e poi è un attimo in una mischia poter riaprire o riaccendere la fiammella della speranza, tant'è vero che dopo il rigore comunque
hanno lasciato giustamente degli spazi perché dal punto di vista caratteriale hanno messo il tutto per provare a riprendere un risultato. Ringrazio. Rientriamo le parole di Alberto Colombo, saluto anche Enrico Rocchi, ciao Enrico, buonasera. Ciao Andrea, buonasera a te. Allora, una vittoria meritata, l'unico neo non aver concretizzato e aver dovuto soffrire anche oltre misura nel finale, una gara che è stata in totale controllo praticamente per quasi tutto il suo intero svolgimento, è così? Sì, noi chiedevamo la conferma alla buona prestazione con l'Avellino, è arrivata, quindi non è stato un fuoco di paglia l'incontro della prima giornata di campionato. Il Pescara ha una sua identità grazie al lavoro del tecnico Colombo, che anche a fine partita con molta lucidità ha analizzato questi 90 minuti. È vero che si è sprecato troppo, però per fortuna si costruisce tanto, non si è rischiato nulla. Poi negli ultimi 8 minuti con il Latina in 10 c'è stato questo episodio che, come diceva il tecnico, a livello mentale poteva procurare qualche fastidio, ma la squadra con 5 under anche oggi ha saputo reggere all'urto. È una bella realtà questo Pescara, perché è una squadra convincente sul piano tecnico tattico, è una squadra che ha una sua identità, la solita pressione in fase offensiva, reparti corti, difesa compatta, chi entra in campo dà il meglio di se stesso, e di conseguenza sono segnali questi dei primi 180 minuti che fanno ben sperare. Poi anche lo scorso anno ha vinto le prime 2 partite, però erano frutto di prestazioni occasionali. Questa è una squadra che convince e piace sul piano tecnico tattico, che entusiasma. Poi ovviamente ci sono dei correttivi, ci mancherebbe che la situazione sia idilliaca dal primo al 95esimo minuto, è quasi impossibile. Senti, Cuppone, gli facciamo gli applausi per il gol o gli tiriamo le orecchie per non aver passato la palla a Delle Monache, per aver fallito almeno altre 2 opportunità clamorose? Gli tiriamo le orecchie per non aver fornito l'assist a Delle Monache. Gli applausi per il gol, ha fallito un'altra occasione nel secondo tempo, però Cuppone ha una forza e ha una condizione atletica pazzesca, perché corre dal primo al 90esimo, è un elemento indispensabile di questa squadra, quindi un'altra bella scoperta, anche se il campionato dello scorso anno a Potenza aveva già evidenziato le sue doti. Ovviamente il voto è molto alto per Cuppone. Ecco, visto che la squadra vince come ha vinto anche le prime 2 lo scorso anno, ma la differenza è che convince, sta convincendo sotto il profilo del gioco, questo riavvicinamento con i tifosi di cui insomma Colombo continua a parlare, perché evidentemente è un argomento molto sentito anche all'interno, no, tra giocatori e tecnico, questa volontà di riavvicinare il pubblico, è un processo che può proseguire anche alla luce del prossimo big match tra pochi giorni? Sicuramente sì, perché mercoledì c'è una gran partita tra Pescara e Crotone, e se alla prima di campionato si era sfiorato quasi il quorum di 5.000 tifosi, credo che si arriverà a 6.000-7.000 contro il Crotone, anche se c'è la contemporaneità della Champions League, però il vero tifoso del Pescara verrà allo stadio perché sa che può divertirsi. Questa è la premessa, questa è stata sempre una piazza che ha voluto intanto vincere, ma vedere una squadra che convince sul piano del gioco. Ci sono queste premesse, è ancora presto per avere una conferma, perché è una squadra che può migliorarsi sotto tanti aspetti, ma la comunicazione di Colombo è molto lineare. Lui vuole che attraverso una buona predisposizione alla manovra si arrivi a risultati importanti, e Pescara Crotone è già un primo test, ma per valutare le rispettive, certo, forze, in cosa sono diverse le 2 squadre, tutto lì. Credo che il pubblico sia molto più numeroso rispetto alla prima. Abbiamo sentito cosa ha detto Colombo, ascoltiamo ora la voce del presidente Paolo Renzetti.
Presidente Sebastiani, è arrivata la seconda vittoria della stagione su due partite, al di là del computo numerico che ha un valore relativo dopo appena due giornate di campionato, contano però le prestazioni della squadra e con l'Avellino, e soprattutto oggi abbiamo visto due grandi partite. L'unico neo, non aver capitalizzato le tante occasioni costruite e create. Sì, bisogna essere un po' più cattivi e meno egoisti sotto porta. Capisco che l'attaccante ha l'egoismo tipico dell'attaccante, vuole fare gol, ma deve essere, la squadra deve giocare da squadra, altrimenti si fa fatica, perché poi il Latina è una buona squadra e quindi abbiamo anche rischiato di lasciare un punto qui al Latina. Ne parlavamo prima in conferenza stampa con il tecnico Colombo. Pescara ha rischiato di pareggiare una partita che avrebbe potuto stravincere. Questo è il calcio, quando non si chiudono le partite si soffre. Devi fare gol, se tu ti mangi 7-8 gol, poi è chiaro e evidente che magari uno riapre la partita su un calcio di rigore, che ci può stare in una partita, e poi rischi fino alla fine di prendere il gol del pareggio. Però credo che dal punto di vista della partita nessuno possa dire nulla, perché voglio dire, Pescara credo che abbia legittimato in tutti i modi il successo. Ha avuto paura nel finale, Presidente, di quella che sarebbe stata un'autentica beffa? No, paura no, perché obiettivamente la partita non è stata mai in discussione, però è chiaro che poi ci può stare una mischia, una palla sporca e prendi il pareggio e poi arrivederci. Eravamo in superiorità numerica, quindi devi chiudere le partite e non puoi permetterti il lusso di essere troppo lezioso. Presidente, non c'è neanche il tempo di festeggiare questa seconda vittoria, che tra 72 ore si torna in campo, arriva allo stadio Adriatico il Crotone, Catanzaro e Pescara sono in testa non per caso, probabilmente dopo 180 minuti di campionato. Sono tra le squadre che erano all'inizio state dichiarate da tutti come squadre che potevano lottare per la vittoria del campionato. Sicuramente, a mio avviso, noi siamo molto più giovani, molto più nuova come squadra, quindi sicuramente le altre due hanno qualcosina in più, però noi dobbiamo metterci quello che ci mettiamo in campo, come si vede adesso, perché vediamo veramente un altro Pescara voglioso, che rincorre tutti, che su tutti i palloni, quello è quello che serve in questa categoria. Presidente, nel ringraziarla per averci raggiunto in postazione le faccio un'ultima domanda. Abbiamo detto della squadra, abbiamo detto delle due ottime prestazioni, io parlerei anche dell'ambiente, del clima che si sta pian piano ricreando attorno alla squadra. Ma sì, ci vuole quello, io è inutile che continuo a dirlo, ma ci vuole assolutamente l'entusiasmo, perché se non c'è l'entusiasmo, i ragazzi in campo non possono stare al teatro. Ci vuole il pubblico, Pescara ce l'ha il pubblico, e quindi mi auguro che sia sempre più numeroso e che sostenga questi ragazzi fino alla fine. Grazie Presidente. Linea okay, allo studio. Abbiamo ascoltato le parole del Presidente, vado per una chiosa ancora da Enrico Rocchi. Enrico, insomma, un po' in linea anche con quelle che erano state le parole di Alberto Colombo, ma anche il Presidente Sebastiani ha molto insistito su questo aspetto, cioè cercare di essere più concreti quando poi si gioca così bene. Sì, discorsi scontati, quindi ci vuole il pubblico, ci vuole la squadra, devi divertire i tifosi e vincere le partite, non ci sono altre medicine. Se arrivano tutti questi elementi, forse sarà una bella annata. Assolutamente. Enrico, quindi insomma, la partita col Crotone che significato ha? Perché, e ora chiudo con te, nel analizzare la partita e nell'analizzare la classifica, quando Paolo Renzetti ha chiesto ad Alberto Colombo le tre sono in vetta, Crotone, Catanzaro e Pescara, le squadre che si giocheranno il campionato, Colombo ha detto, Crotone e Catanzaro sì, noi dobbiamo fare un certo tipo di percorso. Vuole togliere pressione alla squadra nello smarcarsi Colombo? Ma io non credo che lui non si voglia prendere delle responsabilità. È una squadra completamente nuova quella di Pescara, quindi quando tu fai un'autentica rivoluzione puoi andare incontro anche a dei riflessi negativi. Il Catanzaro era già lo scorso anno una grande squadra con un grande allenatore. Il Crotone arriva dalla doppia retrocessione della Serie A alla Serie C, ha investito molto, è anche un buon allenatore come Franco Lerda. Il Pescara ha fatto una buona squadra, quindi i complimenti vanno alla società, al direttore sportivo Dell'Icarri, che sono arrivati tutti i giocatori funzionali. Però quando tu cambi tanto devi trovare ancora delle intese
a livello proprio di lavoro. Pescara Crotone quindi servirà per capire quanto sono diverse queste due squadre come valori tecnico-tattici, tutto lì, non cambia la classifica, non cambia il futuro, non cambia un'eventuale negatività, c'è la curiosità di vedere quanto sono diverse Pescara e Crotone. Grazie Enrico. Grazie a voi, grazie. Bene, bene, grazie Enrico Rocchi. Andiamo ad ascoltare anche una battuta di Luigi Cuppone, l'attaccante del Pescara che ha parlato poco fa. Da per bene, siamo stati bravissimi i primi 70 minuti ad andare in vantaggio e a tenere la partita, poi ci sta l'errore di subire il rigore che hanno riaperto la partita, però siamo stati bravi a tenere il risultato e a portare a casa la vittoria. Oggi insomma sei stato grande protagonista, anche sfortunato, perché insomma hai segnato un gol, però ne hai mancati due in maniera clamorosa. Insomma, da un attaccante come sei, insomma, non ce l'aspettavamo, insomma, sei stato poco, troppo precipitoso. Forse. Sì, dai, ci sta a sbagliare, sono contento che ho fatto gol e portato la squadra alla vittoria, lavorerò ovviamente per non sbagliare, poi ovviamente l'errore ci sta, l'importante è rimediare, dopo subito l'errore che ho fatto sono riuscito a fare subito gol, sono contento della vittoria, ora cerchiamo di metterci subito a posto, di recuperare l'energia che mercoledì già c'è una partita importante. Ecco, quanto vale questa vittoria dopo quella con l'Avellino e a poche ore dalla partita con il Crotone? Siamo veramente contenti di aver vinto questa sfida, sapevamo, come ho detto prima, che era una partita difficile, stiamo lavorando bene e lavoreremo ancora per migliorare e non fare questi errori e chiudere la partita prima. Ci sono domande da Latina? Ok, abbiamo ascoltato le parole di Luigi Cuppone, anche sollecitato da Paolo Renzetti su quegli errori, ma come ha detto Enrico Rocchi, abbiamo sottolineato gli errori, abbiamo sottolineato il gol, ma va anche enfatizzata la prova a tutto tondo e anche il fatto che riesca a mantenere degli standard molto alti nel corso della partita, con una straripante forza fisica, capacità di andare in a lungo, anche la capacità di pressare gli avversari, quindi una partita assolutamente positiva con quei nei di palle gol mancate che speriamo insomma possa recuperare quegli errori nelle prossime partite, magari a iniziare dal match contro il Crotone. Prima di chiudere questa parte andiamo ad ascoltare un minuto e mezzo Daniele Di Donato, l'allenatore rosetano del Latina, poi andremo in pubblicità e quindi apriremo la fase della Serie D. Di Donato. Pescara, gli episodi che hai detto te, ci siamo fatti abbindolare sul fuorigioco che c'era, non c'era, in quel momento abbiamo pensato più a quella palla che a difendere il calcio d'angolo, che poi su quella palla non abbiamo preso gol e questo noi non ce lo possiamo permettere, non possiamo permetterci di avere dei cali così vistosi. Preso gol dovevamo ricompattarci e invece poi alla fine abbiamo preso un gol stupido, secondo gol. Secondo tempo invece è venuta fuori il Latina, dove ha cercato in tutti i modi di rimettere in sesto la partita e nonostante l'inferiorità numerica siamo riusciti a raggiungere a far gol, però alla fine non ci siamo riusciti, ma merito al Pescara che è una signora squadra. Forse è mancato, se andiamo a vedere un po' l'analisi tecnica e tattica, a sinistra è mancato qualcosa rispetto a quello che magari tu ti attendi che possa accadere. E poi, un'altra domanda, una domanda a seguire, grandi difficoltà su palle inattive. Sì, a sinistra manca qualcosa, a sinistra è mancato l'ultimo passaggio, perché anche il primo tempo, nonostante stavamo facendo male, siamo arrivati 4-5 volte sul fondo e poi abbiamo sbagliato sempre i cross nell'ultimo passaggio. Palle inattive stiamo facendo fatica, nonostante l'altezza importante che abbiamo, sono due partite anche con Foggia, che siamo disattenti e questo non deve più accadere. E insomma, delle distrazioni, no? Di Donato ha parlato di come la squadra si sia fatta un po'
attrarre dalle proteste sul mancato fuorigioco e anche da alcune disattenzioni sulle palle inattive, nonostante diversi giocatori di Latina abbiano grande stazza, ma insomma Di Lunato ha anche riconosciuto i meriti del Pescara. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità. C'è peraltro Stefano Recanati. Stefano, ci sei in piattaforma? Sì, sì, ci sono. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Ti sei divertito, 8 gol, espulsioni, rimonte, grande calcio. Quindi sei soddisfatto, immagino. Sono sazio. Benissimo, a tra poco allora, pubblicità, poi andiamo con la Serie D. Chiaramente quando avremo gli highlights di Latina Pescara ne approfitteremo anche per vedere le immagini della vittoria dei biancazzurri. A tra poco. Rientriamo, dobbiamo ancora pazientare prima di parlare di Serie D, perché ci sono gli highlights di Latina Pescara, ma soprattutto è il caso di tornare da Paolo Renzetti, che ha un ospite di riguardo. A te Paolo. Ah ok, stiamo perfezionando il collegamento, comunque tra pochissimo ascolteremo anche la voce di Marcello Di Giuseppe, direttore sportivo del Latina, che ci commenterà questo match. Non so se Paolo mi ascolta, se mi ascolta può andare. Sì. A te Paolo, vai. Siamo con Marcello Di Giuseppe, direttore sportivo del Latina, che probabilmente si aspettava di vedere un'altra partita sulla sponda nerazzurra. Marcello, la vittoria del Pescara credo sia stata netta, ma nel finale avete provato ad ottenere un pareggio che, per quanto visto, sarebbe stato clamoroso, in senso buono ovviamente. Sì, no, hanno meritato, hanno fatto meglio di noi, è un peccato, non siamo questi, questo dispiace, siamo all'inizio e l'atteggiamento va corretto in fretta, perché noi non possiamo essere una squadra molle, non possiamo essere una squadra che sbaglia l'atteggiamento. Non possiamo essere una squadra che non soffre, perché noi i primi 20 minuti non siamo stati capaci di soffrire, quindi c'è da difendersi, ci si può difendere anche perché siamo bravi quando lo vogliamo fare. Oggi non siamo stati bravi e il Pescara ha meritato. Poi è chiaro che 2 gol in 3 minuti ti tagliano le gambe, poi il secondo tempo la partita è andata via in un certo modo, il Pescara ha meritato, anche se poi alla fine poteva, il calcio è strano, quindi poteva succedere anche l'imponderabile, ma chiaramente il Pescara ha meritato. Qualcuno diceva in tribuna, qualche tifoso del Latina, la squadra è rimasta a Foggia, c'è stato un approccio probabilmente negativo a questa partita, oppure è stato il Pescara che con la sua forza ha messo in difficoltà sin dalle primissime battute il Latina? Pescara ha fatto una buona gara, ma il Pescara era quello che più o meno ci aspettavamo. Il Latina, l'ho detto io, non la testa a Foggia, la testa ce l'aveva in campo, ma ce l'aveva in una maniera sbagliata, l'ha interpretata male, ma non da Latina. Ribadisco, il Latina è una squadra che ha un'identità ben precisa, che è una squadra tosta, poi ha anche delle buone qualità, però se sei molle contro una buona squadra come il Pescara, Scala, chiaramente alla fine fai fatica ed è andata così. Per chiudere Marcello, prima e dopo la partita hai avuto modo di salutare il presidente Sebastiani, Campitelli, i dirigenti del Pescara, dell'Icar, insomma soprattutto il dopo, cosa vi siete detti? Ma nulla, io ho fatto i complimenti a loro perché comunque hanno vinto meritatamente, hanno fatto una buona partita e mi auguro che continuino così assolutamente e come mi auguro d'altro canto che il Latina si riprenda subito, perché secondo me hanno modo, forse in maniera un po' diversa, ma hanno tutte e due le capacità e la qualità per fare un campionato importante. L'ultimissima chiedo a Marcello Di Giuseppe, che per sua stessa ammissione è un tifoso del Pescara da abruzzese, in testa ci sono Crotone, Catanzaro e Pescara, diceva Colombo in conferenza stampa, Crotone e Catanzaro sono avanti a noi, loro devono vincersi il campionato, noi dobbiamo fare bene, però davanti ci sono Crotone e Catanzaro, secondo te sono questi i valori o Colombo vuole giustamente mantenere i piedi per terra anche nell'ambiente?
Ma siamo alla seconda di campionato, è chiaro che ci sono tre squadre importanti davanti, ma è presto, è molto presto. Il Pescara secondo me è un vantaggio, il fatto che sta facendo punti in un momento in cui probabilmente doveva sempre in teoria pagare un po' dazio, perché comunque il Pescara è una squadra che adesso è una squadra forte, nel senso che ha anche tante alternative, però sai, mettere in condizioni i giocatori non è semplice. Il fatto di fare i risultati in questo momento può essere un vantaggio che avrà in futuro, però è presto, è molto presto. È chiaro che il Catanzaro e il Crotone, ma non solo loro, sono squadre forti, e il Pescara lo è altrettanto. Poi se il mister fa bene a smorzare un po' gli entusiasmi, anche se secondo me il Pescara ha bisogno di entusiasmo, però io alla lunga vedo il Pescara competitivo. Grazie a Marcello Di Giuseppe, direttore sportivo del Latina, linea allo studio. Grazie Paolo, possiamo chiudere qui definitivamente il collegamento con lo stadio Francioni. Grazie a te, grazie a Gaetano Tereo. Non chiudiamo qui definitivamente la parentesi della Serie C, perché come detto abbiamo gli highlights di questa partita. Allora possono partire le immagini, sempre con l'ausilio di Maurizio Daguì. Un Pescara nel quale Colombo conferma delle monache a sorpresa, vanno in panchina sia Tupta e Vergani, che sembravano in ballottaggio per la terza maglia in attacco, poi confermati gli altri cambi, quelli anche in questo caso che erano previsti e che si sono concretizzati. Brosco al posto dell'infortunato Ingrosso, c'è Jabua a centrocampo al posto di Germinario. Nel Latina assenti Di Livio e Carletti, in avanti ci sono Margiotta e Fabrizi, va in panchina anche Rossetti, mentre c'è Barberini al posto di Di Livio a centrocampo. Queste le novità sul fronte Latina. Un Pescara che parte in gran spolvero, la serpentina di Delle Monache, il tocco sporco di Lescano sulla linea di porta, il salvataggio di Giorgini. Pescara già vicinissimo al vantaggio, rivediamo, va via Delle Monache, tocco dentro, in qualche modo tocca Lescano, la palla sta rotolando in porta, salva Giorgini che mantiene il risultato sullo 0-0. Poi Plizzari, siamo al 24esimo, palla che viene spizzata e qui c'è un'azione di contropiede con Teraschi che tiene in gioco Cuppone, che è egoista, cerca il primo palo, gran parata di Cardinali, ma Cuppone non serve Delle Monache, che avrebbe segnato a porta vuota. Si rammarica Delle Monache, Cuppone non lo guarda, poco male, perché sul seguente angolo il Pescara passa in vantaggio, la solita palla toccata sul primo palo da Pellacani dopo il corner battuto da Craia, e poi Mora si fa trovare sotto porta, centrocampista col vizio del gol, da mezzala o come era qualche anno fa anche da esterno tutta fascia. Mora vede bene la porta, qui si inserisce, Pescara che trova ancora la marcatura da azione d'angolo, con l'Avellino aveva segnato Lescano. Qui su questo schema, palla prolungata da Pellacani, colpo di testa a porta vuota di Luca Mora, ed è il primo gol in maglia biancazzurra per l'ex SPAL e Spezia. Qui rivediamo ancora la marcatura della squadra di Alberto Colombo, con Mora che anticipa tutti e fa 0-1. Neanche il tempo di esultare per il Pescara, che c'è già la rete dello 0-2. Qui l'abbraccio tra Cancellotti e l'autore del gol, Mora. Cuppone sulla sponda di Lescano, affonda, e poi questo destro secco che non lascia scampo al portiere del Latina, Cardinali. Esulta Cuppone, che indica il compagno autore dell'assist. Vediamo la sponda di Lescano, parte con il turbo Cuppone, non lo tengono proprio, addirittura con la palla al piede riesce a staccare i difensori del Latina, per quanta forza ha nelle gambe, arriva a tu per tu con Cardinali, e questa volta non sbaglia Luigi Cuppone, segna il suo primo gol ufficiale in maglia biancazzurra, anche se oggi il Pescara era con la divisa da trasferta rossa. Primo gol con la maglia del Pescara, e dunque i biancazzurri che riescono a raddoppiare e danno una spallata sostanzialmente definitiva al match. Pescara che non si ferma e avrebbe altre opportunità per chiudere ulteriormente il match contro un Latina piuttosto inerme. Qui
c'è un cartellino giallo per Carissoni, sarà un cartellino pesante perché poi nel secondo tempo il centrale della squadra pontina sarà espulso per doppia ammonizione. Qui siamo nel secondo tempo, un Latina che cambia piglio, ma il Pescara non subisce palle gol, anzi quando può riparte la squadra di Colombo, c'è questa mischia originata da un cross di Cuppone, si salva la bene meglio il Latina, Pescara che aveva nel frattempo sostituito Delle Monache all'intervallo con Colai, e qui ancora il Pescara con Cuppone che fallisce un'altra palla gol tirando addosso a Cardinali, poteva essere la palla dello 0-3. Poi questo è un episodio che poteva ulteriormente rendere tranquilla la gara del Pescara nel finale. Carissoni va al contrasto con Cancellotti, l'arbitro fischia con un po' di ritardo e poi forse con un po' di severità va a estrarre il secondo giallo e quindi cartellino rosso per il centrale del Latina che resta in 10 uomini. Sembra che per questa partita venga giù il sipario e invece il Pescara abbassa la guardia e subirà il calcio di rigore che riaprirà i giochi. Rivediamo l'entrata di Cancellotti, quella di Carissoni e il doppio giallo sventolato dal direttore di gara che peraltro è stato cambiato per questo match perché doveva dirigere l'incontro Kumara di Verona, invece poi è toccato a Luca Angelucci della sezione di Foligno. Le proteste dei giocatori di casa, ma Latina che resta in 10, eppure arriva su questa distrazione difensiva il calcio di rigore che si procura Fabrizi, un'entrata di Germinario che sbaglia il controllo con il petto, poi cerca di recuperare e porta avanti il piede, c'è un tocco forse neanche tanto plateale, neanche tanto forte, Fabrizi stramazza a terra, benché fosse marcato da Brosco, Germinario cerca comunque l'intervento, tocca il piede di Fabrizi, non è un tocco forte, Fabrizi però lo evidenzia e Angelucci indica il dischetto. Rossetti, che aveva preso il posto di Margiotta, trasforma baciando la parte interna della traversa. Latina 1, Pescara 2. Plizzari cerca di tenere i compagni tranquilli perché potevano essere e sono stati in parte 10 minuti di fuoco, perché un Latina fin lì inconsistente in attacco vede la possibilità di portare a casa almeno un punto. Qui rivediamo la trasformazione di Rossetti, secondo gol in campionato dopo lo 0-1 segnato allo Zaccheria di Foggia domenica scorsa, e il Pescara tremerà su una girata di Fabrizi che riteniamo possa essere inserita all'interno degli highlights. Qui si perde un po' di tempo con le immagini e qui siamo al 96esimo, no, non viene inserita la girata di Fabrizi stranamente, perché è stata una palla gol importante per il Latina, però Pescara trema, ma riesce a portare a casa il risultato, trema appunto su quella girata che non abbiamo visto di Fabrizi. Qui i giocatori del Latina vanno a ringraziare comunque i propri tifosi in curva, lo stesso fanno i giocatori del Pescara che vanno a raccogliere gli applausi dei tifosi biancazzurri che sono accorsi in terra pontina, erano 270, e dunque Pescara in vetta a punteggio pieno con Catanzaro e Crotone, mercoledì ore 21, big match all'Atletico Cornacchia, Pescara-Crotone per il turno infrasettimanale valevole per la terza giornata di campionato. Ora passiamo alla Serie D e partiamo con la capolista in solitaria del Girone F, il Chieti, che a sorpresa è a punteggio pieno dopo due giornate in una stagione che dovrebbe essere di transizione con l'obiettivo della salvezza, e invece con le grandi che balbettano, che zoppicano, la San Benedettese sconfitta oggi a sorpresa, anche il Pineto che è caduto a Fano, e il Chieti vola in testa a punteggio pieno, unica squadra che ha 6 punti in 2 partite. Vittoria oggi a Senigallia per 2-1 con anche la prima firma del neobomber Cesario. Il servizio del collega Enrico Tassotti. Senigallia Città ritrova la Serie D dopo 18 anni, ma il Chieti rovina la festa e si porta a casa l'intera posta in palio. I rossoblù arrivano alla sfida col Chieti con i 3 punti guadagnati al debutto contro Cinzia Albalonga. Anche i neroverdi sono forti della vittoria casalinga di 7 giorni fa sul Vasto Girardi. Moduli speculari per entrambi i tecnici che schierano le squadre col 4-3-3. Padrone di casa che hanno come punto di riferimento Denis Pesaresi, ai cui lati agiscono Cariota e Verioni. Cotta si affida al tridente palmisano Rossi-Barbetta. L'inizio
senso è molto confuso, con imprecisioni di entrambe le parti. La prima azione degna di nota è della Vigor, con Baldini che entra in area dal lato mancino e spara in diagonale verso il primo palo, ma manda sul fondo. Il Chieti si vede al 21esimo con una punizione calciata da Palmisano che trova Rossi, ma il pallone è debole e per Roberto non ci sono problemi. Due minuti dopo, azione personale di Olivi per il rossoblù, oggi in maglia azzurra, che serve Pesaresi, spalla alla porta, il numero 9 si gira ma manda il pallone alto. Al 29esimo, a sorpresa, passa il vantaggio il Chieti. Azione prolungata nero-verde, palla Spinelli, la cui prima conclusione è ribattuta, ma sulla seconda non lascia scampo all'estremo di casa. Da Vigor accusa il colpo e gli uomini di Cotta vanno vicino al raddoppio. Corre il 41esimo quando Marino crossa dalla fascia mancina, pescando Rossi in mezzo all'area. Il numero 10 si aggiusta il pallone sul destro, ma dall'area piccola incredibilmente manda sul fondo. La frazione si chiude con un'azione vigorina, pallone spiovente dalla sinistra, sponde di testa di Cheriota verso Mancini che non è preciso e spedisce alto. Nella ripresa mister Clementi fa entrare l'acciaccato di Enrico e nonostante a mezzo servizio crea qualche grattacapo alla difesa abruzzese. Per vedere la prima azione dobbiamo aspettare il 16esimo ed è il rosso-blu. Cross di Bartolini, Pesaresi anticipa tutti di testa sul primo palo ma spedisce sul fondo. Trascorrono due minuti e i padroni di casa pervengono al pari. Tutto nasce da una punizione battuta lungo l'out sinistro, palla perviene a Baldini che fa partire un cross perfetto verso il secondo palo che incontra la testa di Maggi Galluzzi e firma l'1-1. La Vigor però non ha neanche il tempo di esultare che il Chieti torna in vantaggio. Due minuti dopo infatti Masvold recupera un pallone sulla tre quarti e serve di precisione il neentrato Cesario che mira il palo lungo insaccando. I rossoblù accusano il colpo e non riescono ad imbastire una degna azione di nota cercando di buttare i palloni dentro. Al 37esimo Cheriota colpisce il palo esterno. Gli ultimi minuti sono di spinta per il rossoblù e di sofferenza per gli ospiti che però riescono a difendersi bene e a portare a casa un altro successo che li proietta in testa alla classifica in solitaria. Sono estremamente soddisfatto per tante cose questa partita, ovvio, non sicuramente del risultato, sono soddisfattissimo della Vigor del primo tempo in cui credo abbia assolutamente dominato senza alcuna ombra di dubbio. E abbiamo fatto 35 minuti di grande calcio e siamo andati in svantaggio direi immeritatamente e questo di sicuro ci ha dato un po' fastidio. Lo scorso anno eravamo stati sempre molto bravi una volta che eravamo in gara, eravamo padroni del gioco, subivamo gol ma mantenevamo la calma e recuperavamo. Oggi ho visto invece dopo il gol un po' più di frenesia, un po' troppi errori tecnici e sicuramente questa cosa va migliorata. Partita che fra virgolette mi aspettavo, nel senso sapevo il valore della squadra, sapevo l'entusiasmo che c'è intorno alla squadra che ne ho promossa con la prima vittoria, avevo delle buone referenze anche se non l'ho mai vista, una squadra che gioca. Mi ha sofferto un po' l'inizio con quello che potevamo mettere in campo e niente, è stata una partita dove probabilmente chi ha sbagliato di meno ha vinto la partita dal mio punto di vista. Per quanto riguarda noi, un po' disordinati, un po' troppo frenetici in qualche situazione, però devo fare i complimenti alla squadra perché ha portato in campo quantomeno il carattere, la voglia di lottare palla su palla, colpo su colpo, e sotto questo aspetto devo dire che è la seconda partita che andiamo in vantaggio, anche perché di campionato siamo la seconda e riusciamo poi dopo avere ancora la zampata vincente per andare a vincere la partita. Le parole realistiche di un comunque soddisfatto Corrado Cotta, e ci mancherebbe altro. E allora vado da Stefano Recanati, che ha visto il Chieti proprio domenica scorsa contro il Vasto Girardi. Oggi il Chieti ha saputo ripetersi con un'altra prestazione concreta, ma anche una prestazione di squadra che ha saputo colpire al momento giusto, sia nel primo tempo sia nel secondo, fallendo anche a un certo punto il gol dello 0-2. Una squadra giovane ma che sta trovando una sua dimensione. Chiaramente è presto, qualcuno ritiene, abbiamo sentito prima anche il mister Montani, questi punti Chieti potrebbe ritrovarseli più tardi con lo svolgimento del campionato, quando arriveranno momenti più difficili. Per ora però è un doppio risultato, una doppia vittoria, Stefano, che fa morale e che galvanizza anche la piazza. Mi viene da dare ragione al mister, perché forse
i punti che sono mancati nella stagione scorsa sono proprio quelli che il Chieti non ha fatto ad inizio stagione, dunque farli adesso sono estremamente importanti, perché arriveranno i momenti difficili. Come domenica scorsa, Chieti è stato bravo a non scomporsi, anzi domenica scorsa forse la partita era stata anche più difficile, perché Pastor Girardi l'aveva assediata la formazione teatina. Invece oggi mi è sembrata, una dalle poche immagini che abbiamo visto, una partita molto più equilibrata, ma il Chieti è stato bravo lo stesso. Sul momento del pareggio non si è scomposto, ha saputo mantenere la calma. E poi questo Masawood, che è un giocatore veramente interessante, può giocare da mezzala, può giocare da quinto, è riuscito a strappare un pallone fondamentale sulla tre quarti, poi servire Cesario che ha fatto il gol del 2-1. È una squadra forse non creata sui nomi come era successo negli anni scorsi, creata forse più sul concetto di gioco di squadra, giocatori giovani che hanno voglia di emergere, di farsi vedere, e forse il mister è stato finora bravo proprio qui a far sentire tutti importanti, anche chi si è guadagnato la riconferma dalla scorsa stagione. Assolutamente, poi insomma parte il pubblico del Chieti che ha seguito la squadra come sempre, in un ambiente che io non conoscevo, ma insomma quella curva lì della Vigor fa sì che chi andrà a giocare su quel campo avrà sempre un pubblico caldo da sfidare, e questo penso, Stefano, che dia ancora maggior credito a questa vittoria del Chieti. Eh sì, perché forse oggi è stata partita vera, perché di solito nei campi sappiamo quali sono le squadre che hanno il maggior tifo al seguito, sono il Chieti, sono la Sabbetese, la Vastese, sono quelle le squadre che hanno quei 150 tifosi e poi 50 che vanno anche in trasferta. Il resto abbiamo visto anche partite giocate in un silenzio surreale, dunque giocare a Senigallia sicuramente non sarà facile. Assolutamente, e invece Cesario che si presenta con il gol partita può essere un valore aggiunto di questa squadra che probabilmente lì davanti è un po' leggera, sì c'è Riosa che è andato in gol la scorsa partita contro il Vasto Girardi, però Cesario ha alle spalle campionati di Serie D anche con squadre importanti e può essere un riferimento. Sì, è sicuramente sempre presto per dirlo, perché comunque non è un attaccante che comunque è abituato sempre a fare stagioni importanti, è un po' altalenante. Arriva a Chieti per cercare di invertire questa rotta, di rimettersi in gioco, oggi subito in rete, ha dato anche un calcio, no? A quelle critiche che volevano la squadra aver tesserato un giocatore ormai finito. Poi il Chieti si è rinforzato anche in settimana con l'arrivo di Testi, che ha messo peso all'attacco, anche lui sarà un giocatore che deve dimostrare quanto di buono si è detto in passato di lui. Assolutamente. Allora, andiamo ora alla tua partita, quella che hai seguito nel pomeriggio, pirotecnica, questo 4-4 che alla fine è un punto guadagnato per la Vastese, che è andata all'intervallo sotto 1-4, era una gara praticamente finita, la Vastese però è rinata nella ripresa e ha strappato un punto che fa più morale che classifica per quello che è stato l'andamento del match. Allora andiamo a vedere il tuo servizio e poi le parole dei due allenatori. Né vincitori né vinti, ma lo spettacolo a cui abbiamo assistito tra Vastese e Trastevere è da spot per il bel calcio. Primo tempo dominato dal Trastevere, mentre nella ripresa prova di carattere dei ragazzi di Ferrazzoli, che riescono ad agguantare un insperato pareggio per come si era incanalata la gara. È il Civitelle di Agnone ad ospitare la prima casalinga della Vastese, che conferma il 3-5-2, ma con alcuni interpreti diversi rispetto alla prima contro il Tolentino. In porta gioca del Giudice, in difesa Minchillo, 4-3-3 per i Capitolini, con l'atteso ex di giornata Federico Alonzi a guidare la prima linea. Classica fase di studio che non c'è, questo per merito soprattutto degli ospiti usciti dagli spogliatoi con il mero intento di mettere la gara in discesa, anche se la Vastese in fase difensiva fa di tutto per complicarsi la vita.
Vera spina nel fianco dei biancorossi per l'occasione, in completo nero Tortolano. Dai piedi del numero 10 nasce il corner con il Trastevere che sblocca la contesa. Vastese ferma in aria, sfera che Capitan Massimo sul secondo palo non ha problemi a spingere in rete. Protestano i giocatori per una presunta posizione di fuorigioco che probabilmente ha impedito a del giudice di veder partire il pallone. Dalla cintola in su, la Vastese cerca di proporre qualcosa di interessante, ma i problemi che Ferrazzoli dovrà affrontare sono nella fase di possesso. Alonzi lavora bene spalle alla porta, la difesa non accorcia, così la sfera giunge a Bertoldi che viene steso in area da del giudice. Cortese di Bologna segna la massima punizione, dal dischetto Alonzi realizza col brivido. Primi fischi dalla tribuna che non scuotono la squadra di casa, anzi al 23esimo Alonzi potrebbe già far scorrere i titoli di coda sulla gara, ma con il mancino ad incrociare non trova lo specchio. Questa occasione fallita da un sussulto alla Vastese, ma Busetto, dopo una bella azione orchestrata, libero sul vertice dell'area piccola, in precario equilibrio mette sul fondo. Alla mezz'ora il gol biancorosso di Nardo si fa spazio centralmente e con un bel tiro raso a terra mette alle spalle di Semprini. Il momento brutto sembra alle spalle, ma un nuovo errore in fase difensiva spiana la strada al Trastevere, questa volta a far male Crescenzo. Il numero 8 trova dalla distanza l'indecisione di del giudice e pallone in rete. La Vastese non pervenuta, il Trastevere lo sa e sul tramonto del primo tempo c'è tempo anche per ammirare tutte le capacità balistiche di Massimo che dal limite trova l'incrocio dei pali. Triplo cambio per Ferrazzoli ad inizio ripresa che manda sul terreno di gioco Ricciardo, Crisovergis e Greselin. Vastese così che prova a mettersi a specchio e fermare le roboanti avanzate avversarie. È la mossa giusta, un traversone trova appostato Ricciardo sul secondo palo, il suo tiro è rimpallato con un braccio da Lorenzi, calcio di rigore, cartellino rosso per il difensore. Di Nardo realizza, annulla può Semprini che tocca ma non basta. Ci credono i ragazzi di Ferrazzoli che trascinati da Busetto accorciano al decimo, è proprio il numero 7 che questa volta si mette in proprio e dalla distanza trova l'angolino dove neppure il bravo Semprini può arrivare. Il secondo tempo del Trastevere da fin dell'orrore, la Vastese fiuta l'occasione e da un errore grossolano di Cesare ancora Busetto ne approfitta e con un colpo da biliardo mette la sfera all'angolino. Alla mezz'ora si ristabilisce la parità numerica, Maiorano ferma una ripartenza ospite a centrocampo, doppio giallo per lui e doccia anticipata. La rimonta della Vastese si concretizza a metà, ma il secondo tempo è una solida base per ripartire già da domenica prossima. Mister, bisogna sicuramente guardare il bicchiere mezzo pieno, perché il secondo tempo è stato un secondo tempo di grande sacrificio, di grande attacco, di grande dedizione a quello che è il gioco del calcio. Purtroppo il primo tempo ci sono state delle difficoltà. Sì, diciamo che quello che abbiamo fatto di brutto nel primo tempo, che è tutto il repertorio, speriamo che in un tempo, in 45 minuti, l'abbiamo tirato fuori tutto. E altrettanto c'è da fare complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto nel secondo tempo, insomma, crederci, trovare il gol subito, aggredirli e penso che alla fine si poteva anche vincere, però come hai detto tu giustamente, visto come è andata la partita, accettiamo questo punto sapendo di non essere soddisfatti per quello che abbiamo fatto. È dall'inizio dell'anno che facciamo 3-5-2, oggi abbiamo sbagliato nel primo tempo tutti i duelli, li abbiamo persi tutti, l'uno contro uno li abbiamo persi tutti, quindi più che di modulo io parlerei di attenzione, però è normale, che l'ho sempre detto dal primo giorno, non è che sono fissato con un modulo, i ragazzi mi danno la possibilità di mettere in campo anche con moduli differenti e vedremo se è più adatta alla squadra che lo gradiscono, è un discorso che assolutamente si può fare. Ora conosce l'Aragona come campo di gioco, come terreno di gioco, ma oggi ha conosciuto i tifosi a fine partita, c'è stato questo scambio di opinioni, chiamiamolo così, che cosa è successo? No, i tifosi avevano ragione per quello che è stato il primo tempo e perché una squadra, una tifoseria che fa un po' di chilometri, fa gli abbonamenti per venire a vedere la propria squadra, non può mai accettare un primo tempo così. Mister Cho, ci possiamo parlare sicuramente di un suicidio calcistico, quello a cui oggi il Trastevere è andato incontro, perché chiudere in vantaggio per 4-1 il primo tempo e farsi rimontare non è che si vede tutte le domeniche sui campi di calcio. Assolutamente così, primo tempo una partita completamente diversa, dove è stato 4-1, abbiamo avuto 3-4 occasioni nitide, poi al secondo tempo è stata un'altra partita, la Vastese ci ha messo altro, hanno messo tanto dal punto di vista agonistico, è stato fatto, mi faccio passare almeno pure un po' di circo, noi siamo andati a prestare circo e abbiamo fatto quella cosa inguardabile che tutti hanno visto. Purtroppo, ripeto, se andiamo a prestare circo noi non siamo in grado di giocare, facciamo queste figure. No, eravamo sicuri che cambiava qualcosa, anche a fine primo tempo abbiamo cambiato, ma il discorso è che la Vastese secondo me è una delle squadre più forti del campionato, costruita con tanti giocatori bravi e con un mister secondo me bravissimo.
E quindi ripeto, però le partite non sono solamente tecnica, tattica, 4-3-3, 3-5-2, ci vuole il cuore e ci vuole la testa, senza quelle ti fa fatica. E nel secondo tempo abbiamo fatto fatica. Abbiamo parlato però nel primo tempo anche di un Trastevere che sicuramente, per quello che ha fatto vedere, lotterà per quelli che sono gli obiettivi di alta classifica, questo non è innegabile. No, io per questo sarei bellissimo, perché la mia squadra è forte, i ragazzi sono forti. Però a Roma ci hanno detto forti con deboli e deboli con forti, e noi adesso siamo così, questa cosa mi manda fuori di testa, perché quando va tutto bene siamo bravi, l'hai visto al primo tempo, penso uno spettacolo, poi dopo che mette difficoltà si stacca la spina, e così si fa fatica, ripeto, ci ammazziamo da soli, perché ti ho detto, se eravamo una squadra normale uno era anche contento, essendo una squadra forte, se ci stiamo con la testa e ci stiamo con i sentimenti ci divertiamo e ci possiamo divertire tanto, dipende solo da noi. Beh, forte autocritica di mister Cioci, anche se poi ha parlato di circo per definire un po' la rimonta della Vastese, forse denotando anche un po' la carica agonistica che c'è stata nella ripresa, tutto nato poi da quell'episodio dell'espulsione sul tocco di Ricciardo. Dall'altra parte avevo notato nel servizio, e poi tu gli hai fatto domanda a tal proposito, Stefano, Ferrazzoli già a doversi confrontare con una tifoseria rimasta scioccata da quel primo tempo, per quanto poi la Vastese abbia trovato la forza di rimediare, ma no, sono state le due analisi di due allenatori che hanno vissuto un pomeriggio diverso, no? Sì, un primo tempo vissuto col patema d'animo da parte di uno, poi il secondo tempo da parte dell'altro. Forse esce sicuramente più soddisfatto e più contento l'allenatore della Vastese, che mai e poi mai alla fine del primo tempo pensava di portare a casa quantomeno un punto da questa sfida. Si sono affrontate però, e lo hanno confermato, l'ha confermato soprattutto il mister del Trastevere, due squadre che alla fine del campionato vedremo sicuramente nei piani alti della classifica, perché veramente oggi si è giocato a calcio, si è giocato a calcio in maniera veloce, tanti spunti, fraseggi, duelli uno contro uno, anche se nel primo tempo la Vastese di questi duelli ne ha persi tanti, però dobbiamo confermare quanto detto, che sono veramente due squadre costruite per fare bene. Peraltro Massimo da una parte, io dalle immagini che ho visto dico Busetto dall'altra, due gol molto belli e anche forse la cosa più bella, l'assist per il gol di Di Nardo, il gol del primo tempo, una palla splendida in verticale proprio per il taglio di Di Nardo, insomma Busetto mi sembra un giocatore davvero di notevoli qualità. No Andrea, sì, è stata l'arma in più, si è trascinata la squadra sulle spalle nella ripresa, è un giocatore molto, molto interessante che ha corsa, ha gamba, ha forza fisica e ha anche un grande tiro dalla distanza, ci aveva provato nel primo tempo. Lo abbiamo anche intervistato, poi sicuramente lo ascolteremo nel corso dei nostri telegiornali in settimana, ma è veramente un giocatore che a Vasto potrà farsi valere. Senti, da quello che ho ascoltato forse Ferrazzoli neanche si è fatto una reale idea del perché di quel primo tempo, al di là della grande qualità del Trastevere che è innegabile, però poi prendere 4 gol vuol dire che ci hai messo tanto di tuo in negativo, e bisogna capire come mai questo approccio così negativo. Ma guarda, in un passaggio l'ho anche spiegato, secondo lui più che disattenzioni sono stati proprio scontri uno contro uno in difesa persi, perché la Vastese ha cominciato col 3-5-2, loro giocano 4-3-3, quindi dietro sei costretto a essere 3 contro 3 a volte, in tanti casi non c'era né la marcatura preventiva sull'uscita di uno dei tre centrali, e a volte è arrivata anche in ritardo il raddoppio o la chiusura stessa, quindi c'è stata proprio una disattenzione difensiva sul punto di vista della marcatura, perché la Vastese comunque anche sotto di 2-0 è riuscita a creare qualcosa, soprattutto questo bellissimo gol. Quindi voglio dire, in avanti la Vastese c'è, e secondo me era solo un problema di mentalità e di prendere le misure a una squadra che davvero in avanti, quando si mette in moto, soprattutto con Tortolano, è devastante.
Senti, questione ambientale, Ferrazzoli ha detto: capiamo i tifosi che sottoscrivono l'abbonamento, devono farsi dei chilometri per seguirci, perché non possiamo giocare le gare in casa, e chiaramente erano molto amareggiati per quel primo tempo. Quindi poi, al di là della rimonta fatta, hanno voluto questo confronto perché vogliono spronare la squadra a non fare le figuracce che sono state quelle del primo tempo. Sì, i primi mugugni c'erano stati già a metà del primo tempo, poi alla fine della partita si sono proprio avvicinati. All'inizio sembrava volessero il ringraziamento, cioè si è creato anche questo equivoco, perché la squadra è rientrata dentro gli spogliatoi, rientrando negli spogliatoi, e non è andata a salutare i tifosi come di solito hanno sempre fatto anche all'Aragona. Sono stati richiamati poi dal mister, da Ferrazzoli, sono andati sotto gli spalti, e qui c'è stato anche questo colloquio con i difensori, che hanno chiesto di non fare queste figuracce, soprattutto nel primo tempo, quando la partita comunque va ancora studiata, va ancora preparata. Ecco, era quello che chiedevano i tifosi. Infatti poi alla fine sono andati tutti via tra gli applausi, si sono anche salutati i giocatori e i tifosi. Allora, però, Vastese, che sicuramente giocherà la prossima in casa ad Agnone, quando ci sarà la partita contro il Tolentino, se non vado errato, se ho fatto, vado a memoria, la formazione, il Fano ha chiesto di poter giocare la partita quindi in trasferta contro la Vastese più vicina, perché ha ritenuto che il campo di Agnone è troppo lontano, e possono fare questa richiesta come formazione che deve fare la trasferta. Quindi okay, si sta cercando un campo per affrontare quella sfida. Non sarà semplice. Non so se butto lì un'idea, magari andare a giocare a Teramo al Bonolis potrebbe essere una soluzione, oppure qualche altro campo, insomma, staremo a vedere. Peraltro è una gara che si giocherà tra Vastese e Fano il 16 di ottobre, quindi insomma sarà una partita della settima giornata, ci sarà tempo per trovare evidentemente quella soluzione. Ci fermiamo, pubblicità, ma più tardi, non andate via, dovremo vedere anche gli altri servizi. A tra poco. Rientriamo con l'ultima parte dell'Abruzzo del pallone, dovremo vedere i servizi di Pineto, Avezzano e Notaresco, dunque due sconfitte, quelle di Pineto e Notaresco, e la prima vittoria in campionato del rinnovato Avezzano. Partiamo però dalla sconfitta del Pineto nel big match del Mancini di Fano, non è bastato il gol di Losicco nella ripresa, il gol partita è stato siglato da Broso, il servizio di Samuele Mucci. Sconfitta esterna per il Pineto, che dopo il vittorioso esordio subisce la prima battuta d'arresto in terra marchigiana, in casa del Fano, per 2-1. Inizio pirotecnico del Fano, che al sesto minuto, dopo degli scambi veloci, Capezzani innesca Padovani, che dal limite d'area effettua un tiro velenoso che si insacca. Nulla può Mercorelli, e il Fano passa in vantaggio. Dopo pochi minuti, cross in mezzo per Allegretti, ma la difesa respinge in corner. E proprio sugli sviluppi del calcio d'angolo, Losicco tira fuori dal cilindro un euro gol con un meraviglioso tiro da fuori. Niente da fare per Bizzini. Il risultato torna in parità. Al 15° tiro pericolosissimo di Severini, ma il Pineto si salva in corner. Al 25° minuto ancora il Fano con Serges, che prova con un tiro a giro che però sfiora il palo. Dopo diversi minuti di equilibrio, il Fano prova a passare in vantaggio con Nappo, che calcia dalla distanza, ma la palla finisce alta di poco sopra la traversa. Dopo 2 minuti di recupero finisce un buon primo tempo, ricco di azioni. Inizio del secondo tempo, subito con una fiammata di Serges, che scocca un tiro respinto in corner da Mercorelli. Al 6° minuto succede di tutto. Ancora Serges sforge un ottimo tiro parato dal portiere biancazzurro. Ancora Fano con Capezzani che ci prova, ma la traversa salva il Pineto, e sugli sviluppi del corner Broso colpisce perfettamente di testa, mettendo il pallone in rete e portando il Fano in vantaggio. Dal gol del vantaggio inizia una fase di stallo, dove il Pineto ha provato una reazione, ma il Fano ha difeso molto bene, e dal 36° Minincleri ha provato a trovare il pareggio con un colpo di testa, ma la palla finisce sul fondo. Al 43° Niang prova a chiudere la partita con un tiro dalla distanza, ma Mercorelli para facilmente. Subito dopo Maio ci prova su punizione, ma il tiro finisce alto. A 2 minuti dalla fine, Jambé, dopo una serie di finte, crossa a Maio, che di testa fallisce. Era l'ultima occasione del Pineto per pareggiare, e dopo 5 minuti di recupero l'arbitro mette fine all'ostilità, con il Fano che porta a casa i primi 3 punti della stagione.
Beh, è stata secondo me una bella partita. Entrambe le squadre hanno provato a giocare e sapevamo dalla forza del Fano, che è una squadra importante per un campionato importante. È partita subito forte, ci ha messo in difficoltà trovando il vantaggio, poi noi siamo andati a mano in partita e abbiamo pareggiato e abbiamo avuto un paio di situazioni importanti. I primi minuti della ripresa si è verificato nella parte iniziale, il Fano è partito bene, subito forte, ha creato un paio di occasioni e poi ha trovato questo coso, un calcio piazzato. Noi abbiamo provato a rimettere la partita in gioco e chiaro, il Fano si è difeso, ha difeso con ordine, abbiamo avuto un'ottima, una grandissima occasione con Maio per pareggiare. Ha vinto la squadra magari che ha sfruttato meglio le occasioni create. D'altronde, quando si incontra una squadra importante come il Fano, sai che puoi andare in difficoltà e sai che può comandare il gioco. Lì dovevamo fare meglio, non abbiamo fatto, questa diciamo, è una fase su cui dobbiamo lavorare e per fare questo occorre anche una condizione ottimale di diversi giocatori. Adesso un attimo non è un alibi, una giustificazione, stiamo un attimo trovando la condizione di migliore di qualche giocatore importante e era il momento di stringere i denti. Sappiamo che la difficoltà di questa gara è considerata la nostra condizione, però ormai la partita è andata e la prestazione, sicuramente i ragazzi hanno dato tutto e hanno provato a portare via il risultato positivo. Reazione di forza, di voglia, tecnica, e penso che nel secondo tempo il Fano ha giocato da Fano, quello che ci hanno chiesto i tifosi, con umiltà, voglia, lottare la maglia come lo striscione che hanno fatto all'inizio. A noi non ci possono chiedere le vittorie, però sicuramente l'atteggiamento giusto, abbiamo fatto un patto con i tifosi, cercheremo di portarla avanti fino alla fine. La difesa inoltre oggi ha concesso molto poco, a parte quell'Eurogol che si poteva fare forse ben poco, però comunque la difesa è stata ottima e soddisfatta anche di questo. Certo, è una difesa che può crescere, perché è normale, Sciaroli è un lusso per la categoria, ha recuperato lui al 100%, saremo bene perché un grande giocatore ci è mancato. Domenica abbiamo giocato con 2003 Brocca, che ha fatto benissimo, però è normale, invece uno d'esperienza che ti guida difesa cambia un attimino la linea. E dopo la vittoria sul Termoli, per il Pineto c'era un test probante, Stefano, è arrivata questa sconfitta, una gara equilibrata dove probabilmente ragiona Mauro, aver sfruttato il momento propizio e quindi essere tornati in vantaggio all'inizio del secondo tempo ha fatto la differenza poi per il Fano. E questi sono gli episodi che poi fanno indirizzare una partita quando si scontrano e si affrontano due squadre costruite per fare bene con nomi importanti. A volte le partite sono contratte, sono ferme, si sbloccano, poi si riprendono, però basta un episodio per far indirizzare dall'una o dall'altra parte la direzione dei tre punti. Questa volta è andata bene al Fano, la prossima volta potrebbe andare al Pineto, che comunque ha avuto quell'occasione sul finale con Maio, quel colpo di testa dal centro dell'area di rigore da un attaccante del suo calibro. Ci si aspettava forse qualcosina di più e sarebbe stato un pareggio per il Pineto, che magari tornava a casa con un punto che forse non aveva nemmeno tanto rubato. Sono d'accordo, bello il gol di Padovani, bellissimo il gol di Losicco, che è un giocatore che ha grandi qualità balistiche, poi la rete di Broso nel secondo tempo. Certo, il Fano ha un ottimo potenziale offensivo che, se riesce a innescare, è chiaro che può far male a qualsiasi difesa, così come c'era anche il Pineto, che magari avrà peccato anche un po' di cattiveria in questa partita, Stefano. Eh sì, ma sicuramente quando accadono queste cose c'è un po' di difficoltà a cercare il gol, partite contratte, abbiamo detto prima, partite bloccate, poi l'episodio lo devi sfruttare al meglio e forse è stato più bravo il Fano in questo, da sfruttare quelle occasioni che gli sono capitate, e forse il Pineto deve lavorare più sulla cattiveria, e poi ecco, questa è l'occasione che Maio va sfruttata molto molto diversamente, e poi sicuramente c'è da trovare una condizione che il Pineto forse in questo momento ancora non ha. Ecco, un ultimo aspetto, una cosa che mi sta colpendo, perché insomma, per essere una squadra di Amaulo, che è molto attento alla fase difensiva,
tre gol presi col Termoli, due gol presi oggi, cinque gol in due partite, è un po' troppo, è presto, è anche un campione poco significativo forse di partite, però qualcosa bisogna registrare nella fase difensiva, mi pare evidente. E forse a Molo proprio questo intendeva, quando parla di trovare la condizione non solo atletica ma anche la condizione fisica e mentale per stare in mezzo al campo, e quell'amalgama tra i reparti. Assolutamente. Andiamo avanti perché adesso vediamo il servizio relativo alla prima vittoria dell'Avezzano, che ha battuto il Monte Giorgio 1-0, ha deciso il solito Dos Santos su rigore, un Avezzano rinnovato, un Avezzano che è arrivato un po' col fiatone nel finale ma che nel complesso ha meritato questa vittoria. Il servizio. Per l'Avezzano tre punti preziosi come l'oro, importanti per la classifica ma fondamentali soprattutto a livello psicologico, perché dopo l'ennesima rivoluzione operata in settimana non erano molti quelli che speravano nel risultato pieno, e invece il mezzo miracolo c'è stato. Una mano forse l'hanno data anche gli ospiti, che al 40° del primo tempo hanno perso il difensore Cardoni, che ha rimediato il rosso diretto per un fallo commesso in area sul più veloce Bitaie, che ha fruttato ai marsicani il decisivo calcio di rigore messo a segno da Dos Santos. Scorsini rimescola le carte e manda subito nella mischia sia Bittaglia che Biangiardi, con il giovane Coco che a sorpresa va in porta al posto di Gerbic. Meno di due minuti e su calcio piazzato di Zanon, Forconesi respinge lateralmente e Cissé non trova di meglio che sparare alle stelle. Fa caldo e l'insufficiente condizione atletica consiglia soprattutto ai biancoverdi di non alzare il ritmo, così che nei primi 25 minuti sono i marchigiani a manovrare con maggiore fluidità. A centrocampo Donatangelo e Bianciardi cercano di affinare un'intesa che è solo all'inizio, mentre all'esterno il giovanissimo Marietti soffre oltre misura gli attacchi di Zancocchia e Pampano. Al 28° c'è un tiro di De Angelis dai 25 metri che Coco para a terra dopo una deviazione. Alla mezz'ora la Bonia respinge corto e Diop conclude alto in diagonale da buona posizione. Al 38° infine l'episodio che poi deciderà la partita. Donatangelo verticalizza per Bittaie, che però sembra chiuso dai due difensori rossoblù, ma il gambiano ha la meglio nello spunto finale e Cardoni non trova di meglio che agganciarlo. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto del rigore, mostrando a Cardoni anche il cartellino rosso. Inutili le proteste dei marchigiani, dagli 11 metri Dos Santos non sbaglia e l'Avezzano passa in vantaggio. Nella ripresa si pensa ad un Monte Giorgio più propositivo, anche se in inferiorità numerica, ma a combinare qualcosa di buono è sempre e solo la squadra di Scorsini. Al 7° Donatangelo conclude alto di destro dai 25 metri. Al 13° c'è un assolo di Cissé che riceve, controlla, si accentra alla sua maniera e va a sfiorare la traversa. Al 26° ci prova Bittaie, ma con scarsa fortuna anche stavolta. Passiamo alla mezz'ora, solo di Morganti che per poco non rovina la festa all'Avezzano. Nella circostanza è bravissimo Coco a respingere di piede. E per finire vi mostriamo questa conclusione dell'indomabile Cissé, che però viene stoppato in angolo da un difensore. Gli ultimi minuti vedono il Monte Giorgio lanciarsi all'arrembaggio, ma l'Avezzano stringe i denti e porta a casa la prima importantissima vittoria di questo suo campionato. E in settimana sicuramente ci saranno altre novità. Mister Scorsini, stanco ma secondo me soddisfatto stavolta. Sì, molto soddisfatto. Non avevo dubbi sulla prestazione dei ragazzi. Avevamo fatto una settimana di ottimo lavoro e ero sereno e tranquillo che la squadra aveva nelle gambe 70 minuti. E in quei 70 minuti noi dovevamo provare a vincere la gara. Siamo stati bravi nel primo tempo a creare tanto, diciamo che è chiaro che anche loro giocare con l'uomo in meno nel secondo tempo ci ha facilitato la gestione, però queste sono partite che se non le chiudi, dove noi abbiamo avuto 3-4 grandi occasioni per chiudere la gara, poi capita l'occasione in mischia sporca dove è stato molto bravo il nostro portierino. Eravamo già in inferiorità numerica prima dell'espulsione dei Cardoni, perché a me mi dicono che il calcio di rigore non c'era, era assolutamente fuori dall'area, quindi se non c'è calcio di rigore la partita finisce 0-0. Mi dicono così, adesso sarebbe da rivedere, sarebbe abbastanza clamoroso, anche perché poi se dai calcio di rigore c'è un cavillo sulla regola che se fai un fallo non genuino ci può essere l'espulsione. A me mi è sembrata un'azione del gioco normale, se dai calcio di rigore non puoi buttare fuori un giocatore, secondo me lì.
per di più con un metro di giudizio come ha arbitrato l'arbitro oggi, perché il nostro 10 è stato martoriato dalle bastonate, è entrato in ritardo a metà campo sulle gambe e lui ha soltanto ammonito, quindi se dà un'espulsione per una trattenuta presunta, che ancora dobbiamo rivedere, vuol dire che c'è due metri di giudizio, ma è stata proprio la designazione, c'è stata proprio la direzione arbitrale, è stata abbastanza deficitaria. Come sbagliano i calciatori, sbagliano pure gli arbitri. E insomma, Gianluca De Angelis si focalizza molto, tecnico del Monte Giorgio, su quell'episodio che evidentemente ha girato il match, perché l'Avezzano ha sbloccato lì la partita e poi ha giocato in superiorità numerica per oltre un tempo per via di quella espulsione. Quindi chiaramente appena la regia sarà pronta ci riproporrà questa azione e cercheremo di commentare, anche perché giustamente De Angelis parla anche dell'intervento o meno genuino. Quando l'intervento è genuino e si cerca di giocare il pallone, si può anche sventolare il cartellino giallo e non il rosso. Se invece l'intervento è falloso senza possibilità di giocare il pallone, allora ci può essere il cartellino rosso e quindi l'espulsione. De Angelis si lamentava anche del fatto che fallo potesse essere, se c'era, fuori area di rigore e non in area. Allora, vediamo questo episodio. Allora, andiamo con la regia. Bittaia che supera Cardoni e va giù. Non so se riusciamo ad andare anche frame by frame. Bittaia che era in ritardo, ma sfruttando la sua grande velocità riesce a passare davanti rispetto al difensore del Monte Giorgio. Vedete, c'è una prima trattenuta che è fuori area. Poi Bittaia qui entra in area, va giù e chiaramente c'è poi il provvedimento disciplinare. Probabilmente De Angelis ha anche ragione quando dice che il fallo è iniziato fuori area e probabilmente anche lì si concretizza, perché la trattenuta, vedete, inizia fuori area e poi Bittaia cade, ecco, inizia a cadere qui quando sta entrando in area di rigore. Quindi probabilmente da questo punto di vista c'è la lamentela giusta da parte di De Angelis. Non è un fallo genuino, perché lì chiaramente Cardoni non ha possibilità di giocare il pallone, lui fa fallo, quindi se viene ritenuto calcio di rigore c'è l'espulsione. Però probabilmente, insomma, la decisione più corretta, Stefano, nella mia interpretazione, era che questo fosse calcio di punizione, giusto? Sì, sono d'accordo. Il fallo inizia fuori area con la trattenuta sulla maglia e si concretizza anche poco prima del limite, dunque nemmeno sulla linea. Quindi, secondo me, il calcio di punizione era la decisione più giusta. E in quel caso, col calcio di punizione, probabilmente non cartellino giallo, credo. Beh, però si può configurare chiara occasione da gol e quindi comunque ci può essere lo stesso il cartellino rosso. Diciamo che quella differenza tra la genuinità o meno dell'intervento c'è in area di rigore in caso di concessione della massima punizione. Analizzato questo episodio, è una vittoria importante per l'Avezzano, perché la stagione era iniziata male, anche con l'esonero di Torti, l'avvento di Scorsini, una squadra che sta... Il presidente Paris sta rimodellando, perché lo avevamo detto, troppe conferme rispetto al campionato di eccellenza, c'è differenza tra i due campionati. Ora sono stati inseriti giocatori sicuramente più di categoria, lo stesso Bittaia è un ottimo innesto, Casolla è un altro innesto importante, San Giorgi, insomma è una squadra che ora il presidente sta rimodellando. Andrea, una vittoria che per far morale, una vittoria che crea il gruppo, che permetterà all'allenatore di vivere una settimana quantomeno più tranquilla per quello che è l'ambiente avezzano, per quello che sappiamo essere il presidente Paris, che ci ha abituato in queste settimane, ma non solo in queste settimane, che nessuno ha il posto sicuro ad Avezzano, che sono tutti in discussione in tutti i minuti, in tutte le ore, quindi c'è bisogno di più attenzione lì. Ma questa vittoria è di estrema importanza, uno, perché sicuramente è arrivata contro una squadra che lotterà per la medio classifica e quindi prendere questi punti sul terreno di casa, diciamo che possono valere anche doppio certe volte.
e dunque l'Avezzano si appresta a fare una settimana in maniera più tranquilla, e se arriveranno altri giocatori a continuare a rinforzare una squadra che giustamente deve calarsi nella mentalità della Serie D, che non è sicuramente quella dell'eccellenza. E peraltro un Avezzano dove ci sono stati dei ritorni, Bittaie che è stato decisivo nell'azione del rigore, lo stesso Bianciardi a centrocampo che era stato già ad Avezzano, sono innesti comunque di riferimento per questa categoria. Avezzano che avrà un altro turno casalingo, Avezzano che deve trovare quale dimensione secondo te Stefano? Una squadra che deve salvarsi o potrebbe col lavoro di Scorsini trovare anche una classifica migliore nel corso di questo campionato? Quali le aspettative? Cosa dobbiamo aspettarci? Andrea, ti direi la salvezza tranquilla, la salvezza da arrivarci il prima possibile, una salvezza senza passare dall'inferno dei play-out, ecco, un ritorno in Serie D per poi puntare a qualcosa di più importante passo dopo passo, ecco, non affrettare i tempi, non caricare di troppa responsabilità questi giocatori, di non far illudere l'ambiente, e dunque una salvezza tranquilla. Poi magari se arriverà qualcosa di diverso, l'Avezzano se lo prende e se la gioca, però intanto fare la salvezza il prima possibile secondo me è l'obiettivo principale dell'Avezzano in questa stagione, anche per come si erano messe le cose in estate. Ok, andiamo a vedere l'ultimo servizio, la sconfitta del Notaresco sul campo del Vasto Girardi, vediamo. Il Vasto Girardi con una prova sontuosa abbatte per 3-1 il Notaresco e regala la prima gioia della stagione al pubblico amico. Dopo soli 7 minuti i gialloblu perdono la punta centrale rorusso per un problema alla spalla e Colitta manda in campo Bentos Vasquez, risegnando la squadra con un 4-2-3-1 con Calem ed Hernandez esterni alti e Sergio sotto punta. La prima occasione del Vasto Girardi arriva al 24esimo con Hernandez che rientra sul sinistro e va a centimetri dall'1-0. Il vantaggio arriva al 32esimo con Ruggeri che corregge in rete di testa questo cross di Calem e fa esplodere il Ditella. Al 36esimo Calem ci prova su calcio piazzato ma la palla accarezza la traversa e va sul fondo. Nel primo minuto di recupero il Notaresco già sotto di un gol va anche sotto di un uomo. Badan entra così su Hernandez, secondo giallo e doccia anticipata in chiusura di primo tempo. Nella ripresa il Vasto Girardi controlla agevolmente il gioco e al 17esimo raddoppia con Calemme che sfrutta l'ottimo pallone lavorato da Hernandez e insacca con un destro chirurgico. Al 21esimo il neo entrato Fiori inizia con le sue sgasate sulla destra, va al tiro ma non c'entra il bersaglio. Un minuto dopo un'occasione colossale capita ad Hernandez che supera anche Sciba ma De Caro salva in extremis. Al 23esimo il Notaresco si affaccia in avanti con Babai che prova a fare tutto da solo ma calcia centrale. Al 26esimo Fiori sgroppa sulla destra e offre ad Hernandez che cestina così un 3-0 già fatto. Al 30esimo altra occasione di Fiori che si beve un avversario ma non inquadra la porta. Poco male perché un minuto dopo il 17 va a bersaglio dopo una verticale illuminante di Calemme e Sciba è battuto per il 3-0 gialloblu. La gara sembra ormai in ghiaccio ma il Vasto Girardi arretra un po' il baricentro e il neoentrato di Rienzo colpisce da azione d'angolo con la difesa un po' troppo ferma per l'1-3. Al 44esimo Hernandez potrebbe fare poker ma viene ipnotizzato da Sciba e fallisce l'occasione. Alla fine è festa in casa Vasto Girardi che incamera i primi 3 punti del campionato ai danni di un Notaresco spuntato con un gruppo giovane di talento e motivato che ha ancora ampi margini di miglioramento. E insomma Stefano, il Vasto Girardi in casa non perdona contro un Notaresco giovane e la cui partita poi si è complicata anche alla fine del primo tempo. Sì, se a Notaresco non bisognava fare voli pindarici dopo la vittoria di domenica, non bisogna fasciarsi la testa adesso perché è una squadra che sta ritrovando la sua dimensione, una squadra che va pian piano rifondandosi, che sta cercando di trovare ancora i giusti giocatori per la categoria, la giusta dimensione della squadra nel campionato. E dunque sicuramente una sconfitta che vedendo il bicchiere mezzo pieno farà bene a questa squadra che dovrà sicuramente rimettersi in cammino, però che servirà da lezione sicuramente per i ragazzi di De Pazzi. Dall'altra parte un Vasto Girardi che però voleva sicuramente mettere nel cassetto quella sconfitta seppur giocata bene contro il Chieti e oggi ha fatto vedere tutta la
tutta la sua forza, perché comunque questa squadra è una formazione creata per fare bene, ha dei giocatori veramente interessanti e oggi ha fatto vedere cose belle. Badan ingenuo in occasione del secondo cartellino giallo, già ammonito, un intervento del genere così scomposto se lo poteva e doveva risparmiare perché eravamo a poco dall'intervallo. Sì, ma poi qua vedi che succede, Andrea, quando poi parli di giocatori che hanno bisogno di trovare anche la giusta serenità, la giusta tranquillità in mezzo al campo, la giusta dimensione, lì si aspetta, temporeggi, si va negli spogliatoi e comunque dai la possibilità anche al mister di pensare al cambio e non giocare con un giocatore ammonito in mezzo al campo, così invece diciamo che hai messo quasi... hai rovinato un po' la partita, ecco, sto estremizzando, però comunque giocare poi con un giocatore in meno diventa difficile per tutti. Ok, vediamo il prossimo turno di Serie C e Serie D. Serie C in campo subito mercoledì con il turno infrasettimanale, Messina-Viterbese, Catanzaro-Latina, Fidelis-Andria-Cerignola, Gerbison-Potenza, Monopoli-Avellino, Monterosi-Juve-Stabia, Pescara-Crotone, Turi-Taranto e poi le due squadre che faranno il posticipo di lunedì, ovvero Foggia e Picerno, giocheranno di giovedì. Il Foggia lo Zaccheria con la Virtus Francavilla, derby pugliese, e il Picerno invece giocherà in casa del Giuliano. Terza giornata del campionato di Serie D, girone F, vediamo anche qui Avezzano Roma City, secondo impegno consecutivo casalingo per l'Avezzano. Il Chieti che ospita la San Benedettese, che partita! Chieti arriva da capolista a punteggio pieno, la San Benedettese dopo il tonfo di oggi contro la Cinzia Albalonga. Cinzia che riceve il Monte Giorgio, poi Notaresco, Vigor Senigallia, Nuova Florida Vasto Girardi, Pineto Matese, deve ripartire il Pineto, Porto d'Ascoli Vastese, Tolentino Fano e Trastevere Termoli. È stata una lunga giornata, speriamo insomma di avervi fatto compagnia con le immagini, gol, servizi, interviste, commenti e quant'altro. Io ringrazio Stefano Recanati, grazie Stefano. Grazie, grazie, ciao a tutti. Un saluto anche a Maurizio Daguì in regia, a tutti i colleghi che hanno lavorato. Noi ci ritroveremo chiaramente mercoledì sera per Pescara Crotone a partire dalle 20.30 con l'Abruzzo del Pallone Live. Domani sera chiaramente non perdete l'appuntamento a partire dalle ore 21 con Replay e poi chiaramente domenica prossima con un'altra edizione piuttosto lunga dell'Abruzzo del Pallone Live con la Serie D e con il Pescara che giocherà a Viterbo alle ore 17.30. Buona serata e ancora buona domenica.